Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Dato che ho Minecraft installato sul mio PC e da tanto che non ci gioco, mi sembra uno spreco non giocarci, quindi vi porto questo gameplay di Minecraft. Poi vedremo se farne una serie oppure no. Voglio giocarlo in maniera rilassante, quindi senza rush, senza cose, ma veramente rilassante, basato sulla costruzione. Voglio costruire qualcosina. Stare libero, tranquillo, andiamo subito. Ho installato le texture part della vanilla BDCraft e giocatore singolo. Questo è il mio precedente gioco, non ci interessa, facciamo crea un nuovo mondo. Lo chiamiamo pomodoro. Perché? Perché mi va così. Modalità sopravvivenza, comandi no. Hanno cambiato qua. Seme, patatine fritte. Ah, perfetto. Altro. Regole, esperimenti, pacchetti dati. Strutture, bonus, baule, no. Tipo normale, personalizza. Blocco, cima. Hanno cambiato qualcosa, eh. Piatto, normale. Una volta c'era anche abilità e comandi, che non so più come abilitarli, però va bene. Pacchetti dati, esperimenti, sacchetti. What? Vabbè, non so cosa sia sacchetto. Pacchetti dati, regole del gioco. Difficoltà normale. Ah, comandi, qua. Ok, va bene, crea nuovo mondo. Ok, ci siamo. Siamo nel bel mezzo del nulla. Sì, si sente la mancanza delle shader comunque. E siamo nella foresta. Bene. La prima cosa da fare in Minecraft è questa. E poi quello in basso. Ho chiuso un po' la tenda perché c'era il sole che filtrava e mi dava un po' fastidio. Dunque, prendiamone un altro po'. Ok, uno. Due. Perfetto. Direi che ne abbiamo abbastanza. Ok, quindi ci costruiamo la nostra prima workstation, il banco da lavoro. Qui ci possiamo fare subito questi, i bastoncini, e con i bastoncini servono un po' di questi. Ci facciamo un piccone. Che non so dove è finito, ma eccolo qua. Allora, questo ce lo prendiamo. Due. Ho visto già la pietra là sotto, ce la andiamo a prendere. Così. Diciamo, ma sbaglio o hanno velocizzato un po' l'estrazione della pietra? Oh oh oh, ci abbiamo anche del carbone lì. Ok, perfetto. Qua ci creiamo un piccone. Uh,
un'ascia e poi dulcis in fundo. Una spada, quindi ce l'abbiamo, perfetto. Guarda, onestamente non ci serve, però facciamoci anche una pala, non si sa mai. Rompiamo questo e ci prendiamo questo bel carbonchio. Perfetto. Seconda cosa da fare è andare alla ricerca di alcune pecorelle smarrite e naturalmente del cibo per poter andare avanti. Non so se ho fatto la fornace, mi sa di no. Ok. Andiamo alla ricerca. Allora, cuciniamo un po' qualcosa, un po' di salmone, giusto per il viaggio, un pollo, un po' di cotolette di maiale. Questa non ci serve più, un pollo, un po' di cotolette, cani di bambù li mettiamo qua, questa se la buttiamo. Carbonchio adesso lo mettiamo da parte, via, abbiamo il cibo, signori. Ok. Almeno un po' di cibo ce l'abbiamo. Non abbiamo ancora un letto, però adesso vediamo un attimo di sbloccare la situazione, e già diventa buio. E già diventa buio e sono anche caduto. Ora incomincia a diventare buissimo. Però possiamo farci delle torce. 4 torce, perfetto. Qua ci sono delle tartarughe. 3 tartarughe lontano da un burrone. Terribile. Qua c'è un'altra tartaruga, ma non c'è l'acqua però. Ci sono un sacco di tartarughe, ma l'acqua io non la vedo. Vedo solo spiagge. Infatti, poverini, sono qua tipo... come se stessero morendo di sete. Qui che è successo qua? Ecco. Il primo strega, la prima strega, la vedo dei ragni. E dei creeper, iniziamo bene, molto bene, iniziamo malissimo.
con i creeper. Ok, 1, 2, così ci vedete anche un po', e 3. Ammazziamo il nostro primo creeper. Che già ci sono i creeper, cioè, neanche il tempo i creeper. Va bene. Qua c'è un altro. Ecco, esploso, sono saltato pure in aria. E ci ha fregato pure una torcia, però. No, era qua. Ce le prendiamo e vediamo di continuare il nostro viaggio. Verso di qua. Non so dove sto andando, in che direzione, non ne ho la più pallida idea, però... Andiamo, aspetta, ci nascondiamo, facciamo il giro largo, non ci scocca delle frecce, c'è un creeper che sta per esplodere, ok, incomincia a infettarsi la situazione, qui c'è una spiaggia di pecore, ancora nulla, eh. Meno male che volevo una situazione tranquilla. Qui ci sono tante tartarughe e basta. Eccola qua, la nostra prima pecora, ok. Perfetto. Quanto di lana? 2 di lana bianca. Ce n'è una terza? La sento, la sento. Ecco. Eccola qua. E lana grigia va bene lo stesso? C'è uno che ci scocca le frecce e noi ce ne scappiamo. Lì c'è un altro. Vediamo se riusciamo a farci subito un letto. Si può fare? Non mi dire che vuole tutto di lana bianca. No. Si chiama sfiga, eh. Non posso colorare la lana? Cioè, se gli metto una margherita, faccio lo smash mesh, faccio la lana bianca? Non si può? Qua è tutto oceano. Intanto mangio un po' di salmone e andiamo nell'acqua. Vediamo un po' cosa troviamo. Ecco, nell'acqua non mi fai niente. Mostri dappertutto. Lupi. I lupi sono i nostri amici. Dovrebbero ammazzare i mostri. No. Gliene frega niente, assolutamente. Pensavo che ci aiutassero, anche se non ne avevamo tamati, però invece a quanto pare no. Scusa, eh? Se io facessi così. Vediamo, testiamo questa cosa. Sì, sì, adesso prendo aria. Ok. Usciamo da qua perché ho sentito altri mob. Qua c'è un mob. Diciamo che non sto... Siamo in una situazione un po' tribula. Allora, se io faccio così, lo faccio diventare nero e poi faccio così, ecco. Chi è che mi sta colpendo qua? Questo qua, questo coso che mi vorrebbe uccidere a modo suo, siamo nel panico, stiamo per morire. No, il creeperone dietro, no! Ok, andiamo qua. Quindi adesso ce l'ho, manca questa, la faccio diventare anch'essa nera. Non si può. No!
Come non si può? Che vuol dire? Questa è diventata nera così. E mo devo cercare tutto bianco. Pensavo che si potesse colorare. Cioè, solo la lana bianca si può colorare. Ma che cos'è? La trovo un'ingiustizia. Cerchiamo delle pecore. Trovo di tutto tranne che ciò che mi serve veramente. Facciamoci una barca e andiamo ad esplorare da questa parte. Allora, la barca si fa così. No? Non gli piace così. Così. Una ne volevo, non due. Ho fatte due. Perché l'ho fatte due? Non lo so. Andiamo. Andiamo ad esplorare da questo lato. Vediamo cosa ci aspetta. Ok, lì vedo un dungeon di quello sottomarino. Però nient'altro. Solo oceano. E non c'è nient'altro. Ah, c'è un isolotto lì. Andiamo verso quell'isolotto, vediamo se troviamo qualcosa. È sempre foresta, sempre foresta. Ci siamo allontanati abbastanza, però l'unica cosa che troviamo è foreste. Vediamo se è dentro qui. Troviamo qualcosa, ci sono maiali. E basta. E quindi direi di scendere. La barca la lasciamo lì perché ne abbiamo un'altra. E andiamo a vedere se troviamo queste benedette pecore. Maiali. Li uccidiamo perché ci serve il cibo. Ma cambiato destro dei maiali, vedo più bassi. Abbiamo trovato delle zucche. Che ci prendiamo. Galline. Che sono buone per fare il pollo. Ottimo. Però di... dungeon. E dobbiamo di nuovo mangiare, mi sa. Sì. Fornace. E... nel frattempo che noi mangiamo... dov'è? Qua. Cuciamo altra roba. Dopo esserci rifocillati, aver cucinato tutto, quasi tutto, ricominciamo e riprendiamo il nostro grande viaggio. Non è brutta questa zona. Oh, attenzione, li ho visti.
Le ho viste. Le ho viste. Che brutto sto salto. Guarda, guarda, quante ce n'è. Sì, sì. Sì. Che ammazzo tutte. Ok, sì, aspetta, aspetta che arrivo. Pure una mucca qua. Dov'è? Jump. Ottimo. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare finalmente il nostro bellissimo letto. Sì, lo riusciamo a fare. Perfetto. Potevamo farlo anche nero volendo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il letto e... andiamo verso di là. Ho visto una cosa strana. Senza rompermi le caviglie. Via. Corri. Comunque questa zona qua non è brutta. Tranne quella punta lì che però mi sta dando... no. No, è contornato, è fatto male, non mi piace più. Ah, sono zucche. Però attenzione. Qui c'è un bel ingresso di una grotta. Qua sopra c'è questo che purtroppo... beh, potremmo farla qui oppure... purtroppo c'è quello lì che rovina un po'. Se no non sarebbe stato male. Ah, guarda, c'è la pecora nera. Adesso ci sono pecore aiosa. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo cercare il posto dove fare la nostra casina. Allora, non è un granché, manca l'acqua, però potremmo... abbiamo tanto legno qui, potremmo spianare il tutto. Andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte. E... mi rompo, mi rompo, mi rompo. Sapevo che mi facevo male. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, qua c'è un laghetto. Perfetto, c'è pure una diga. Quindi potremmo poi eventualmente in futuro aprire qua questo corso d'acqua. E qui in questa zona qui potremmo fare la nostra casa spianando un bel po'. Qualcosa da sistemare c'è, ma è arrivata la notte e quindi io vi direi buonanotte. Grazie di essere stati qui con me, intanto un bel buongiorno, un altro giorno finalmente abbiamo dormito. Direi di mollare qui il gameplay, la prossima volta incominciamo a tirare giù questi alberi, spianare, vediamo un attimo cosa esce fuori, se è bello oppure no questa zona. E come sempre lasciate un like, un commento e se vi va iscrivetevi e come sempre siete mitici. Alla prossima, bye bye!